Allora, cominciamo a guardare la conduzione in un solido e in particolare noi vedremo sempre conduzione in un cristallo, o per meglio dire un solido cristallino. Che cos'è un solido cristallino? Un solido in cui gli atomi sono disposti in un reticolo regolare. Quindi atomi disposti in un reticolo regolare, cioè disposti in una forma che si ripete periodicamente nella struttura. Per esempio, giusto per facilità di disegno, vediamo un reticolo bidimensionale. Chiaramente il reticolo sarà tridimensionale perché nella realtà. Però per comodità di disegno, visto che disegno su un foglio, mi viene più facile fare riferimento a un reticolo bidimensionale. Come può essere fatto? Per esempio, può essere fatto così, può essere un reticolo quadrato. Questi sono gli atomi, sono disposti su una griglia quadrata. Quindi in un solido cristallino questo è quello che avviene. Ci sono tanti tipi di reticoli e in realtà i solidi cristallini si distinguono in base al tipo di reticolo. Questo quadrato periodico è un esempio particolare, ma può essere, le forme possono essere specialmente nello spazio tridimensionale le più varie e poi chiaramente si distinguono per il tipo di materiale. Però tutte e due le cose definiscono il solido, cioè sia il tipo di atomi sia la disposizione degli atomi nel reticolo. Allora, i metalli sono un caso particolare di solido cristallino, e anche i semiconduttori, come vedremo, sono un caso particolare di solido cristallino. Vediamo i metalli. Prima. Metalli che cosa sono? Sono solidi cristallini che in cui gli elettroni di valenza sono liberi di muoversi. Allora, torniamo al nostro solido cristallino. Che cos'è che tiene insieme il solido? Perché questi atomi rimangono disposti su questo reticolo rettangolare? La cosa che tiene insieme gli atomi è il legame chimico. Quindi ci sono i legami chimici tra gli atomi del solido che mantengono la struttura ferma, impediscono che si separi, che si sgretoli. D'accordo? Quando avete un materiale che si sgretola oppure che si sfoglia, è perché
il legame chimico non è particolarmente forte tra gli atomi da una parte e dall'altra della superficie attraverso la quale il materiale si apre, no? Quindi il legame chimico è importante. Il legame chimico avviene attraverso gli elettroni di valenza. Gli elettroni di valenza sono gli elettroni più esterni nell'atomo e sono gli elettroni in grado di formare legami chimici. Allora, la cosa che caratterizza i metalli è il fatto che gli elettroni di valenza sono liberi di muoversi. In realtà non sono fermi e legati non tutti, per essere precisi, sono impegnati nel legame, ma alcuni di essi sono liberi di muoversi nel volume del metallo. Che quindi il modo più ragionevole di immaginare un metallo è proprio questo, di avere uno scheletro di atomi fermi nelle loro posizioni, okay? Che a quel punto possiamo chiamare benissimo ioni, perché in pratica hanno perso un elettrone che è libero di muoversi, quindi abbiamo degli ioni fermi nelle loro posizioni, alcuni elettroni che formano i legami e che mantengono il solido per quello che è insieme, e poi altri elettroni di valenza completamente liberi di muoversi come se fosse un gas dentro questa scatola che è il metallo. D'accordo? Quindi abbiamo indichiamo in questo modo i legami, quindi gli elettroni impegnati nel legame, e questi fanno l'ossatura del metallo, danno la forma geometrica, la rigidezza e tutte le proprietà. Vedete, tutte le proprietà importanti del metallo, la forma, la rigidezza, che ne so, la dipendenza delle geometrie, della temperatura, eccetera, dipendono da questo legame chimico che si forma e che tiene insieme il tutto. Quindi questi sono ioni positivi nelle posizioni del reticolo. E poi abbiamo degli elettroni, li indico con una pallina con un meno dentro, che sono completamente liberi di muoversi. Questi li chiamiamo elettroni liberi. Quindi questi costituiscono quello che si chiama un gas di elettroni. Oh, questa è una descrizione che funziona, guardate che è stata una delle, come dire, prime intuizioni di come fossero gli elettroni in un metallo all'inizio del secolo scorso. Il fatto che gli elettroni in un metallo potevano essere considerati come un gas di elettroni dentro questa scatola è stata un'intuizione arrivata relativamente tardi nel tempo. Notate che complessivamente il metallo è neutro. Gli atomi inizialmente erano neutri, adesso abbiamo tanti elettroni liberi quanti ioni. No, ogni atomo perde un elettrone, abbiamo un elettrone libero e uno ione. Perché ci concentriamo così tanto sugli elettroni liberi? Perché sono loro responsabili della corrente elettrica. Perché quando applichiamo un campo elettrico, gli ioni sono fermi, gli elettroni sono liberi di muoversi in risposta al campo. Quindi, quando applichiamo un campo elettrico, gli elettroni sono carichi, sentono una forza e quindi vengono spinti dalla forza nella direzione giusta, diciamo, che possiamo calcolare. Però sentono la forza perché sono carichi e sono liberi di muoversi, quindi possono, come dire, accelerare come spinti dalla forza. Questo è un aspetto da considerare. L'altro aspetto da considerare è che cosa succede a temperatura finita? Succede, come sapete, che come dire, la temperatura è un'espressione dell'energia cinetica
cinetica che hanno gli elettroni e gli ioni di un solido, di un materiale. Temperatura è definita sia di un gas, sia di un solido, sia di un liquido. Quindi, che cosa vuol dire? Vuol dire che a una temperatura dello zero assoluto gli ioni sono fermi e gli elettroni sono fermi nel metallo. A una temperatura più elevata, gli ioni vibrano intorno alle loro posizioni del reticolo, vibrano, sono quantità macroscopiche, quindi si muovono, oscillano intorno alla loro posizione. Gli elettroni invece si muovono in modo molto, molto libero perché non c'è niente che li fermi. Quindi si muovono in modo caotico all'interno di questa scatola, come le molecole di un gas all'interno di un pallone. Ok? Esattamente nello stesso meccanismo. Questo per dire che cosa? Per dire che devo tenere presente tutti e due gli aspetti. Ci sono gli elettroni che, essendo a temperatura finita, si muovono in modo caotico, e in aggiunta ad essi io posso applicare un campo elettrico e spingerli anche in una direzione particolare. Quindi, che cosa succede? Per esempio, immaginiamo di fare un disegno monodimensionale della situazione. Immaginiamo di avere guardiamo la posizione di un elettrone lungo una direzione, chiamiamola x, in funzione del tempo. Ok? Guardo solo quello che succede in una direzione. Ho fatto prima un disegno bidimensionale, adesso guardo solo una coordinata della posizione dell'elettrone. Allora, io piazzo l'elettrone a un certo punto. Nel tempo, lui, cosa vedo fare? Immaginiamo che ci sia un campo nullo, ok? Quindi metto qui campo nullo, E uguale 0. Quindi non è soggetto a nessuna forza particolare. L'elettrone, supponiamo, all'inizio lo trovo che si muove in questa direzione, quindi ha una velocità per cui si muove di moto rettilineo uniforme, aumenta la x linearmente con l'aumentare del tempo. A un certo punto subisce un urto, sbatte contro un altro elettrone, contro uno ione che sta vibrando, quindi ovviamente ci può sbattere contro un difetto nel materiale. A questo punto non mi interessa ancora. Sbatte, rimbalza, magari torna indietro, poi sbatte di nuovo, rimbalza, poi sbatte, poi sbatte, poi va avanti, poi sbatte, poi non è che deve conservare sempre la velocità uguale, può essere spinto un po' là, poi magari ancora un qua, poi così, poi torna indietro, poi su, eccetera, eccetera. Va bene? Quindi in modo completamente caotico, mediamente rimane lì, ok? Perché non c'è nessuna forza che lo spinge più in una direzione che in un'altra. Ma tipicamente quello che succede è che questi, diciamo, si muovono con un uno spostamento che si chiama camminata casuale, no? Una random walk si dice, cioè, ma tipicamente però l'effetto è che si sparpagliano un po' tutti, ma insomma mediamente non va né avanti né indietro. Quindi lo spazio percorso dopo un certo tempo è, se questo è l'istante di partenza, per esempio, ora esagero perché mi scelgo il punto in cui lo spazio è zero, lo spazio è zero. E mediamente, se facciamo media statistica di tutti gli elettroni che partono allo stesso punto, mediamente non si spostano. Quindi qualcuno può finire molto più in avanti, qualcuno può finire molto più indietro, perché un processo è completamente casuale, però mediamente rimango lì. Se invece applico un campo elettrico, cioè immaginiamo che io applico un campo elettrico positivo. Cambio penna. Allora, voi se questo è il campo elettrico, no, nella direzione x positiva, voi sapete che sugli elettroni è applicata una forza che è Q per E, e meno Q per E, perché meno Q è la carica dell'elettrone.
Quindi c'è una forza che spinge l'elettrone verso le X negative. Va bene? Allora, che cosa succede allo stesso elettrone all'incirca? Che qui a questo punto è soggetto a una forza Couperet in modulo verso gli X negativi. Che in pratica l'elettrone si sposta in questo modo. Qui avanza un po' di meno. Quando c'è, quando si ha la stessa condizione di partenza, velocità positiva verso l'x, avanza un po' di meno perché viene decelerato dal campo. Quando rimbalza e viene spinto nell'altra direzione, viene anche accelerato dal campo, quindi si sposta un po' di più. Poi quando deve salire, sale un pochino di meno. Vabbè, immaginiamo che gli urti siano gli stessi all'incirca, ok? L'effetto finale ve lo potete immaginare. È che in realtà si trova alla fine del percorso ad avere una x negativa. Quindi è stato dal campo tirato verso il basso, verso le x negative. Questo delta x è il percorso che fa l'elettrone soggetto al campo, e questo è valido in media, cioè quindi mediamente gli elettroni soggetti al campo elettrico si spostano nella direzione opposta al campo. La relazione tra quanto si spostano gli elettroni e quanto e il tempo è una relazione importante. Immaginiamo che questo qui sia delta t. Delta x su delta t preso in modulo è la velocità media con cui gli elettroni si spostano, e questa si chiama velocità di deriva. Perché questa è in pratica una deriva che subiscono gli elettroni, no? Come se volete, come una barca che è soggetta alla corrente, tu quello che fai, però mediamente poi ti sposti anche con la corrente, derivi anche con la corrente. In inglese si chiama drift velocity. D'accordo, quindi questo è il concetto principale, cioè gli elettroni in un metallo soggetti a campo elettrico hanno un moto comunque casuale dovuto alla temperatura, però se c'è presente un campo elettrico questo moto è soggetto a una deriva, quindi progressivamente si spostano nella direzione opposta a quella del campo elettrico, opposta perché sono carichi negativamente, quindi le forze sono opposte a quelle del campo elettrico. D'accordo? Allora, dunque, fatta questa osservazione, guardiamo un pochino meglio la velocità, perché vedete, in questo caso, quando il campo era nullo, l'elettrone si muoveva di moto rettilineo uniforme tra un urto e l'altro. D'accordo? Perché non è soggetto a forze tra un urto e l'altro. Poi, quando c'era l'urto, la velocità improvvisamente cambiava. In questo caso, invece, col campo elettrico diverso da zero, l'elettrone tra un urto e l'altro è soggetto a una forza e quindi si muove di moto uniformemente accelerato, perché è soggetto a una forza costante. Allora, vediamo la cosa dal punto di vista della velocità. Dunque, vediamo la velocità di deriva. E consideriamo in presenza di, vediamo la velocità istantanea in presenza di campo elettrico.
Quindi in presenza di campo elettrico, cosa succederà? Vabbè, per esempio, supponiamo che l'elettrone parta come nel disegno prima con una velocità positiva, dopo un po'. In presenza di campo elettrico, la velocità positiva, all'inizio l'elettrone subisce un'accelerazione nella direzione opposta, quindi si sposta verso il basso, poi rimbalza, viene spinto indietro, poi però la velocità continua sempre ad andare nella direzione delle velocità negative, d'accordo? Ripeto, abbiamo un campo maggiore di zero, quindi c'è una forza che è uguale a meno Q per E, e quindi è minore di 0, e poi vale F uguale a MA. Quindi c'è un'accelerazione che è uguale a meno Q per E diviso M. Quindi l'elettrone è soggetto a un'accelerazione negativa. L'accelerazione, sapete, non è nient'altro che la derivata della velocità. Quindi la derivata della velocità rispetto al tempo è sempre negativa. Questo tra un urto e l'altro, dove vale questa cosa? Per cui questa qui, vedete, la pendenza è negativa, qui c'è un urto, poi dopo la pendenza è negativa, perché il moto è uniformemente accelerato, poi c'è un altro urto, dopo la pendenza è negativa, un altro urto, la pendenza è negativa, poi c'è un altro urto e così via. D'accordo? Questa pendenza è sempre uguale perché è sempre pari all'accelerazione. E poi quei cambi repentini di velocità sono quelli dovuti all'urto. Se vado a vedere la velocità media è esattamente quella che prima abbiamo chiamato velocità di deriva. Quindi la velocità media mi dice in media quanto si sposta nel tempo l'elettrone sarà negativa, come nel caso che abbiamo visto prima. Allora, c'è una cosa importante da notare, che la velocità di deriva dipende dal campo elettrico. Ah, qualitativamente ve lo potete anche immaginare, perché se il campo elettrico è più forte, è più alto il modulo, vuol dire che l'accelerazione in modulo sarà più alta e quindi queste pendenze in modulo saranno più grandi, no? Quindi potete immaginare se la pendenza è più grande, la velocità di deriva in modulo mediamente sarà più grande. Viene spinto di più indietro l'elettrone. D'accordo? Andando a analizzare in dettaglio che cosa succede in un semiconduttore, si vede che in effetti, almeno al primo ordine, la velocità di deriva è proporzionale al campo elettrico. Quindi, quando il campo elettrico è zero, la velocità di deriva è zero, e questo l'avevamo detto anche prima. Poi più è grande il campo elettrico, più è grande la velocità di deriva. Quindi abbiamo che la velocità di deriva è proporzionale al campo elettrico e la costante di proporzionalità, chiaramente al segno opposto, perché l'elettrone è carico negativamente, e la costante di proporzionalità si indica con la lettera greca mu e si chiama mobilità. In questo caso è la mobilità degli elettroni nel metallo, quindi è una proprietà del materiale ed è una proprietà che nella pratica dipende da come è fatto il materiale, da quante impurezze ci sono, da che temperatura si trova il materiale e così via. Però è una proprietà elettrica importante del materiale. Mobilità di solito si indica come unità di misura in centimetri quadri diviso volt secondo. Il campo è in volt si indica in volt su metro, insomma, in volt su centimetro. La velocità è in metri al secondo o in centimetri al secondo, quindi se fate l'analisi dimensionale viene fuori che la mobilità deve essere una lunghezza al quadrato diviso una tensione per un tempo. Nell'uso si indica in centimetri quadri sul volt secondo.
tradizionalmente è l'uso che si fa e anche il modo in cui mnemonicamente uno si ricorda i valori. Va bene. Che cosa ci serve la mobilità? È un concetto abbastanza utile perché, per esempio, noi rapidamente, conoscendo avendo capito questo concetto molto semplice, possiamo ricavare le due leggi di Ohm. Come si fa? Vediamo, è proprio una cosa molto molto intuitiva. Noi possiamo prendere un conduttore metallico, un tubo pieno, una barretta metallica. Diciamo che questa barretta metallica ha una sezione di superficie A, ha una lunghezza L. E immaginiamo a questo conduttore di applicare una certa tensione. Mentre la tensione la applico simbolicamente mettendo una batteria tra questi due estremi. Quindi immaginiamo che V sia la tensione che applichiamo. Per semplificare un po' i conti, applichiamo V su un intervallo L, il campo elettrico sarà V su L. Immaginiamo che non, insomma, non conti aspetti tridimensionali, eccetera, ma sapete il potenziale è l'integrale del campo elettrico, d'accordo? Quindi se immagino che il campo elettrico sia costante, la differenza di potenziale tra quei due punti è il campo elettrico per L. Quindi io qui ho un campo elettrico che agisce in questa direzione. Dal potenziale positivo al potenziale negativo. Quindi gli elettroni che sono qui dentro il metallo sono soggetti a questo campo elettrico. Allora, io posso fare questa operazione. Immagino di fare un traguardo qui dentro, cioè una sezione attraverso cui conto il passaggio delle cariche. E tanto so che si muovono soltanto elettroni e dico, va bene, consideriamo un tempo delta t. Quanti elettroni passano attraverso il traguardo, attraverso quella sezione, in un tempo delta t? Voglio contare la carica, perché se conto la carica che passa in un certo tempo, posso risalire alla corrente e quindi vedere che relazione c'è tra tensione e corrente. Allora, c'è un modo facile per analizzare il problema, che è quello di dire, va bene, se mediamente gli elettroni si spostano con una velocità che è la velocità di deriva, ok? Allora basta a me prendere un cilindro di altezza pari alla velocità di deriva per delta t e tutti gli elettroni che sono lì dentro passeranno attraverso la sezione. Ok? Lo riscrivo. La domanda a cui vogliamo rispondere è quanti elettroni passano. Questa qui come la chiamiamo questa sezione? Ma chiamiamola questa A, mi torna più comodo che chiamare quest'altro. Aspettate, cancello questo. Ok. Per non usare due volte nomi diversi, passano attraverso A nel tempo delta t. Allora, come dicevo, io prendo una lunghezza qua pari a Vd per delta t e con questa lunghezza costruisco un cilindro. Allora è chiaro che se gli elettroni si muovono in questa direzione con velocità mediamente Vd, in un tempo delta t, tutti gli elettroni che sono dentro questo cilindro saranno riusciti a passare attraverso
la sezione, d'accordo? Gli elettroni che sono fuori da questo cilindro, se percorrono mediamente un tempo, uno spazio Vd per delta t, non arrivano alla sezione. D'accordo? Va bene. Tenete presente che è un ragionamento che vale in media. Perché non è che tutti gli elettroni si muovono come tanti soldatini. Quella velocità di deriva è una velocità media. Però io faccio finta, cioè io sto ragionando su medie, su grandi numeri, quindi posso far conto che gli elettroni che vanno più veloci e quelli che vanno più lenti più o meno si semplificano. Qualcuno passa che dovrebbe, qualcuno non passa, cioè qualcuno dovrebbe passare e non passa, qualcuno non dovrebbe passare invece va più veloce e passa, e mediamente l'effetto non si vede, ma quello che conta di più medio è lo spostamento medio. Allora, quanti elettroni passano attraverso A nel tempo delta t? Punto interrogativo. La risposta, quelli contenuti nel cilindro di altezza Vd per delta t. Ok, allora diciamo che n è il numero di elettroni che stanno in un'unità di volume, è la densità di elettroni per unità di volume. Ok? Numero di elettroni per unità di volume . Quando si dice una cosa per unità di, vuol dire io faccio il rapporto tra quanti sono, in questo caso, gli elettroni e qual è il volume. Quindi ho una densità volumetrica. D'accordo? Se n è il numero di elettroni per unità di volumi, delta n, che sono gli elettroni che passano, sarà questo n per il volume del cilindro. Quindi sarà n per A per Vd per delta t. Perché questo è il volume del cilindro. D'accordo? Allora, a questo punto io ho quasi tutto quello che mi serve. Posso anche ricavare la carica che passa per unità di tempo, che è semplicemente Q per delta N, anzi meno Q per delta N, perché meno Q è la carica che porta ciascun elettrone, gli elettroni sono delta N, e quindi meno Q per delta N è la carica totale. Vedete, quindi a questo punto io ho tutto, posso sostituire anche, viene meno Q per N per A per Vd, che è diciamo ancora Vd per delta t. Quindi ho ricavato delta q in funzione delta t e di altri parametri. Ecco, da questa espressione io sono in grado di ricavare tutte e due le leggi di Ohm. Vediamo perché. Allora, questa me la copio. Faccio questa cosa dunque, e diamo un titolo a questo disegno. Queste sono le leggi di Ohm. Allora, questa è una prima informazione che mi serve. Devo aggiungere un'altra informazione per ricavare le leggi di Ohm. L'altra informazione è che so che Vd è uguale a meno mu per E. Questa l'avevo ricavata prima. La velocità è meno la mobilità per il campo elettrico. E poi so anche che il campo elettrico era V diviso L. Va bene?
Queste sono le cose che so. Come faccio a ricavare leggi di Ohm? È abbastanza facile. Perché? Perché guardate, la corrente è la carica che passa per unità di tempo, quindi devo prendere delta t è il tempo di osservazione, passa nel tempo delta t la carica delta q, quindi il rapporto tra la carica e il tempo, tra la carica che passa in quel tempo e quel tempo. Quindi devo stare attento a prendere le cose riferite alla stessa situazione, mi dà esattamente la corrente. Allora, vedete, io il rapporto ce l'ho già ed è uguale a meno Q per N per A per VD. Però attenzione, VD dipende da E e dipende da V, quindi posso sostituire tutto e mi viene meno Q per N per A per mu. Poi c'è un altro meno che fa un più con questo meno, e al posto di E ci posso mettere V diviso L. D'accordo? E adesso faccio questa cosa. Questa roba qua, tutta questa, la cos'è? Guardate, è una quantità che dipende soltanto dalla barretta di metallo, perché c'è la sezione che ha e la lunghezza, che è una proprietà geometrica del metallo. Poi c'è la mu, che è la mobilità, che è una proprietà del materiale, n, che è il numero di elettroni liberi, che è un'altra proprietà del materiale, e poi c'è q, che è una costante universale. Quindi in realtà tutta quella roba lì è una proprietà della barretta di metallo, e questa qui io la chiamo 1 su r. Cioè chiamo R l'inverso di questa, e questa qui è la resistenza. Cosa importante è che la resistenza dipende soltanto dalla barretta di metallo, dalla geometria e dal materiale, basta. Allora, perché da qui ricavo tutto? Perché vedete, se io, ecco, va bene, se io riscrivo la cosa così, mi viene V uguale a R per I. Giusto? E questa qui è la prima legge di Ohm. Non solo, io posso scrivere anche R. R a che cosa è uguale? R è uguale a L diviso A per 1 su mu N. Scusate, QN mu. Allora, qui io posso distinguere la cosa, come avevo detto prima, cioè vedete, ci sono. Perché ho scritto due frazioni separate? Perché in una frazione ci sono quantità geometriche e basta, e in un'altra frazione ci sono quantità che dipendono dal materiale. Q è una costante universale, la carica di un elettrone, però N e mu sono proprietà del materiale. Allora, tipicamente si fa questa distinzione. Questa frazione qua si chiama anche Rho, che è la resistività. Questa del materiale, perché è una proprietà del materiale. Scrivo tra parentesi del materiale, di solito non si dice resistività, ma è chiaro che è una proprietà del materiale. E quindi la R posso scriverla in questo modo, Rho per L diviso A. E questa è la seconda legge di Ohm. D'accordo? Quindi le due leggi di Ohm si ricavano semplicemente facendo l'ipotesi di velocità proporzionale a campo elettrico, cioè di deriva, d'accordo? E per questo motivo questo tipo di corrente che abbiamo illustrato finora è quella che si chiama corrente di deriva, perché è associata alla velocità di deriva ed è il tipo di corrente principale che abbiamo in un metallo. Da sola spiega le leggi di Ohm e, come vedete, ci vuole ben poco conto. Mi interessava illustrarla per farvi vedere come, diciamo,
un unico concetto fisico elementare, poi spiega le due leggi di Ohm, come mi interessava introdurre alcune quantità che poi ci servono, cioè il concetto di mobilità, il concetto di velocità di deriva, il concetto di resistività, e li abbiamo visti. Poi vedremo che negli altri materiali, in particolare nei semiconduttori, c'è sempre questo tipo di corrente, ma non è l'unico, ci sono anche altri. Io direi qui, prima di concludere, vorrei un attimo farvi vedere qualcosa a proposito delle quantità. In un metallo, quanto vale la mobilità, per esempio? Dipende molto. Facciamo un piccolo riquadro. In un metallo mu varia tranquillamente tra 10 e 1000 centimetri quadri su volt secondo. Questo è l'ordine di grandezza. Non è altissimo. Quando si dice un metallo conduce bene, non è perché ha la mobilità alta, ok? Mentre la mobilità mi dice quanto veloce si muovono gli elettroni in risposta a un campo elettrico, no? Perché la velocità di deriva è proporzionale alla mobilità per il campo elettrico. Ma in un metallo non è quello l'aspetto che fa sì che il metallo conduca bene. Perché questi livelli di mobilità ci sono in tanti materiali, anche non metallici. La cosa che è fondamentale in un metallo è che N è molto grande. In un metallo N vale all'incirca 10 alla 22 per centimetro cubo. Ok? Quindi vuol dire che 10 alla 22 cosa sono? Sono 10.000 miliardi di miliardi di elettroni in un centimetro cubo di metallo. Da dove viene quel numero lì? Viene dal fatto che praticamente per ogni atomo si libera un elettrone di valenza, mediamente, no? E quindi la densità di atomi nel metallo è alta, ed è alto quindi N. Ok? E quel numero viene fuori dal numero d'Avogadro. Il numero d'Avogadro è il numero di atomi che sono in una mole, l'ordine 10 alla 23, e all'incirca una mole di metallo è qualche centimetro cubo. Quindi lì si arriva a questo numero. Però è fondamentale tenere presente che la conducibilità del metallo, che è molto alta, quindi la resistività, che è l'inverso della conducibilità, è molto bassa, perché, se vedete quella frazione, soprattutto perché N è particolarmente alto. Ok? Perché N per concludere, giusto l'ultima osservazione. Nella pratica, 10 alla 22 è un numero che incontrate raramente, no? Perché c'è questo numero così alto, quando poi le correnti espresse in ampere e in sì, espresse in ampere tipicamente non sono così alte? Perché guardate sempre la resistività, quell'N viene moltiplicato per Q, e Q invece è una quantità molto piccola. Quindi ogni volta che, se io voglio portare un coulomb di carica, per portare un coulomb di carica ho bisogno di portare n elettroni, ma l'elettrone ha 1,6 per 10 alla meno 19 coulomb di carica. Quindi per portare un coulomb di carica ho bisogno di avere 10 alla 19 elettroni. Per cui, diciamo, questi numeri molto elevati di elettroni che trovo in un centimetro cubo, poi in pratica portano ciascuno di essi una carica molto piccola, ecco. Per cui nel prodotto poi alla fine le quantità vengono quantità che hanno potenze, diciamo, più normali, ecco, più usuali. Va bene, vedrete che quando passeremo agli altri materiali la cosa che cambierà molto più significativamente è la N. La N in un semiconduttore può essere facilmente 10 alla 12 volte più piccola.
quindi essere quindi 10 alla 12 volte più piccolo, dire mille miliardi di volte più piccolo. E lì mi cambia totalmente il tipo di conducibilità del materiale.